ti amo questo momento. Con Eldin, buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno illusionista, Monica. Prestigiatore, buongiorno. Che ha divertito anche Papa Francesco. È stata un'emozione anche unica, ed è stata una cosa unica al mondo, perché insomma, come dico sempre, magari la foto con la stretta di mano del Papa in qualche ufficio si può vedere, no? Però la foto del Papa che collabora con un illusionista in un numero di magia... Cioè, ha proprio collaborato? Lì c'è un frame dell'immagine, lui pure ha aiutato proprio a questo tavolo volante, insomma, a far volare il tavolo. Bene. E invece questa mattina? Che ci sì, questa vedere? Mattina, allora questa mattina vi faccio vedere che cosa avviene, siccome io vi seguo tutte le mattine, dovete sapere, vi seguo per tre motivi in realtà. Il primo perché siete una coppia fantastica e toccate degli argomenti con dovizia di particolare. Il secondo motivo vi seguo perché, insomma, sono affezionato a questo studio, perché anni fa, per diversi anni, ho allietato questi periodi di feste. E la terza motivo per cui vi seguo è perché sto studiando il caso Paolo Notari, perché voi lo mandate a fare tutti anche i servizi dove si mangia, lo mandate a fare servizi, ma lui è sta vero. Sempre in forma, dico, non lo so. È vero. Il caso allora, Paolo Notari. Rientriamo, rientriamo con noi, insomma, e vi faccio vedere cosa avviene la mattina quando vi seguo, quando per esempio ho il latte un po' bollente, cosa si fa di solito? Si travasa in un altro bicchiere per un po' più fresco. Vi faccio vedere. Certo. Attenzione anche da casa. Vedere. Questo avviene in casa di un mago quando si travasa il latte da un bicchiere all'altro. Eccoci qua. Ebbene, insomma, chi periodo sono stati i tuoi maestri? I miei maestri, io ho iniziato, mio papà ha fatto il manager teatrale per 40 anni, quindi vedevo, respiravo in casa aria, insomma, di spettacolo, e tra i tanti prestigiatori illusionisti, all'epoca Silvan, Binarelli, Alexandre, lavoravano con papà, io ero affascinato da quest'arte magica, quindi un po' mi sono ispirato anche a loro da piccolo, 4, 5, 6 anni, e avevo sempre questa richiesta di scatole magiche, di manuali, insomma, non chiedevo cose, la bicicletta o magari altre cose, chiedevo prettamente il piccolo prestigiatore. Sì, esatto, e che poi e avanti con gli anni ho realizzato anch'io una scatola magica. Quindi... Senti, a proposito di piccoli, facciamo vedere un trucco allora, ai nostri piccoli. Svegliamo una cosa molto semplice. Io sono quello che svela i trucchi, ma in realtà svelo dei trucchi abbastanza semplici che non toccano la sfera o il gruppo dei trucchi che appartengono ai prestigiatori professionisti. Lo dico sempre. Io svelo dei giochi semplici da manuale che si possono fare a casa tranquillamente con oggetti che si possono reperire. Allora, guardate questo. Prima faccio l'esecuzione, prendete una carta da gioco, da un mazzo di carte normale, così. Faccio prima l'esecuzione e poi vi spiego un po' i dettagli per come realizzare questo effetto. Di solito, Marco, devi sapere che spiego i trucchi per i ragazzi, no? Però questo è anche adatto per i nonni, magari, che possono fare un piccolo omaggio ai nipotini. Attenzione, una normalissima carta da gioco, così, basta guardarla, concentrarsi in questo modo e soffiando appare una banconota da 5 euro e magari si può fare un omaggio, oppure anche al bar. Per i figli. Per i figli, o anche al bar si può pagare un caffè. È una cosa molto semplice che si può realizzare a casa, adesso vi spiego come si fa. Siete pronti? Da casa? Ok. Allora, in realtà dovete truccare una carta come?
prendete due carte normalissime e mettete nel lato lungo un po' un centimetro più o meno di biadesivo, ok? Io l'ho lasciato così giallo senza staccarlo per far vedere proprio un centimetro di biadesivo e appiccicate le due carte proprio perfettamente in questo modo, ok? E abbiamo questa carta qui che ho utilizzato prima. Quindi abbiamo la carta attaccata soltanto da un lato, il lato lungo, vedete bene? Ok, la banconota va piegata in questo modo, in due, poi ancora in quattro, così, va esattamente piegata così e va messa all'interno delle due carte, ok, lasciando un piccolo pezzettino che vi serve poi per agganciarlo. Dovete fare un attimo di allenamento per far vedere la carta fronte e retro e non far vedere il pezzettino, solo questo. Però per il resto è semplice, basta guardarla, creare un po' di teatralità, un effetto magico, fare un piccolo soffio e spostare in avanti così e aprire subito la banconota e si ha l'illusione che è apparsa da nulla. Un po' di allenamento davanti allo specchio, però è abbastanza semplice da fare, insomma. Via. Bene, questo, stupendo questo. Per diventare... Oggi ci provo, ci magari anche a casa. Fateci sapere se ci avete provato, soprattutto se vi è riuscito. Perché no, magari tiri fuori le banconote nuove, chissà, che non aiuti. Grazie per avermi invitato. Eldin, dici perché ti chiami Eldin. Eldin perché, dunque, suona bene con la N finale, anche Silvan suona bene, no? Allora, quando ero piccolo vedevo sempre un mago che si chiamava Aldin, che spesso faceva dei numeri di escapologia. Eldin ancora non c'è, mi è piaciuto e l'ho portato avanti. Ho messo l'H davanti, così aspirato, come dice la Harry a Parisi, Eldin, e quindi ormai è diventato quello. Grazie Marco, grazie per essere stato con noi, sempre un piacere. Adesso da Eldin ad Antonio Varini. Vediamo con quale...